dovrebbe essere qui. Tutto scorre. Ehi, ciao! Ciao! Ehi, come va? Qua dietro! Meno male che sei qui, mi serve il tuo aiuto in cucina. Che offre il menù? Jambalaya. Vieni, puoi mescolare la carne. Carne di soia? Ok. Non saprei, forse è meglio chiedere a Joss. Joss ha fatto la sua parte. Prendi quel cavolo di cucchiaio e mescola. Non saprei, forse è meglio chiedere a Joss. Joss ha fatto la sua parte. Prendi quel cavolo di cucchiaio e mescola. È una ricetta segreta della famiglia Ward. Mm-hmm. Cipolle, paprika, timo. Devo solo tritare un po' d'aglio e sedano. Tu intanto mescola, per favore. Mescolo. Vedrai, non hai mai mangiato una jambalaya così. Non voglio rovinare una bella giornata, ma devo chiedertelo. Che ne è di Peter Pan? Vuoi sapere se l'ho ucciso? Parliamone dopo, ok? Certo, non c'è fretta. È solo... Beh, lo sai. Lo so. Bene, direi che hai mescolato abbastanza. Ti spiace prendere il riso in cucina? Sì, signore. No, Randy è sempre stato così. Ma di sicuro questo non ha aiutato. Anche suo padre era un uomo difficile. Dove posso trovare il riso? Ti richiamo dopo. Mi fa piacere Basmati, che sei venuta. Buono. Come sta Randy? È ancora in ospedale. Ancora sotto shock. Ma fa progressi. Non ho ancora avuto l'occasione per dirti quanto ti sono grata. Tutto merito di River. Io ho dato una mano. È che non so come sdebitarmi. Se Randy avesse... Non mi devi niente, Joss. Scusami, sono sempre un disastro. Comunque, il riso è lì. Ok, pomodori. E adesso puoi aggiungere il riso. Riso aggiunto. Ok, adesso deve cuocere un po'. Patio? Prendi una sedia e una birra o qualcos'altro. È bello qui. Sì, è tutto tranquillo. Come se non fosse mai successo niente. Adesso mi dici di Harris. Sono andato a trovarlo in ospedale. È ancora in coma? Sì. In uno strano torpore tra la vita e la morte. Un guscio vuoto in un letto d'ospedale. Un colpo in testa. Pulito e veloce. Ho pensato la stessa cosa. Sarebbe stato così facile. Gli ho puntato la pistola alla tempia e... ho ricordato una cosa. River. Come sono morti i miei genitori. Sicura di volerlo sapere? Cos'è successo? Il mio vecchio aveva una fattoria
come il padre di Harris. Poi gli affari hanno iniziato ad andare male. I miei genitori hanno aperto un negozietto di alimentari. Vivevamo al piano di sopra. Una notte ci ha svegliato un rumore forte. Volevano soldi. La cassa era vuota, perciò sono venuti lì sopra. Ci hanno costretto a inginocchiarci e volevano che mio padre gli dicesse dove nascondeva i soldi. River, non devi continuare. Sei stufa di questa lagna? No, è solo che per te è dura, lo vedo. Non devi rivivere tutto. Ok, giusto. Forse hai ragione. Solo... Harris, cosa hai fatto? Gli hai puntato la pistola alla tempia e... Mi è capitato di mettere fine a qualche vita. Ma mai così. Mai un'esecuzione. Me ne sono andato in fretta dall'ospedale. Mi sono detto che il caso era chiuso. Va bene, ma... ora? Non tornerai a lavorare per la polizia. Mi piace come suona investigatore privato. Chissà. Zio River, hai detto che giocavi con noi! L'hai promesso! Va bene, va bene. Andiamo. Vi? Vieni con noi? A cosa giochiamo, zio River? Vedrai! Dorian, giochiamo! Sì, grosso guaio a Haywood! Prendi il set! Beh, che ne pensi? Ho sempre voluto provare un gioco del genere. Bene, bene. Bel giocattolino. Non è il momento di distrarsi. Non devono sfuggirci. Chi? Oh, belli avatar. Vi, permettimi di presentarti il capitano John McClane e il tenente Harry Callahan. Sono i migliori del nostro distretto. È meglio non farseli nemici. Io lavoro sempre da solo, nessuna eccezione, neanche per te. Sì, anch'io. Ok, mettiamoci al lavoro. Bene, praticamente dobbiamo trovare El Chamuco Indiablado e nel frattempo fare fuori i suoi scagnozzi. Pagherà per i suoi crimini. Siamo divisi in due squadre, noi e i ragazzi, ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo. La squadra col miglior risultato vince. Non avete nessuna speranza. Ehi, V, facci piano, ok? È il loro gioco preferito. Certo. Oh, eccolo! Prendilo! Questa città è mia! Non me la strapperete mai! È veloce! Ma non abbastanza per sfuggire alla giustizia. Attenzione, ci sono i suoi amichetti! È tutto quello che sai fare? No, guarda questo! L'ho colpito, l'ho colpito! Ancora, ancora! Di qua, deve essere il loro schifoso nascondiglio. Si sentiva puzza di degrado morale da un chilometro. C'è silenzio, troppo silenzio. È una trappola! Ci aspettavano! Niente male. Prendi questo! Ah, dietro di noi! Sei lento, troppe ciambelle. Non è ancora sono finita. Finiti. Ma la prossima volta dobbiamo fare più in fretta. Fuori dai piedi, cittadino! Ostacolare la giustizia è punibile dalla legge. Questo è l'ultimo avvertimento! Stia calmo, capitano!
Sono solo di passaggio. Niente male. Ce l'abbiamo quasi fatta. Niente sciocchezze, Callan. Non voglio perdere uno dei miei uomini migliori. Non preoccuparti per me. Adesso il pranzo è pronto. Ma mamma, ce l'avevamo in pugno. No, lo prenderete la prossima volta. Abbiamo battuto i grandi. Siamo i migliori. Grazie di averli fatti vincere. Si sono divertiti. No, sono adorabili. Nessun problema. Sembra che anche tu gli piaccia. A tavola! Allora, vi siete divertiti? Tantissimo! E li abbiamo stracciati! I cattivi? Eh? Ah, sì! Anche i cattivi! Adesso vediamo se è buona come sembra. La disoccupazione ti ha fatto bene. Sembri felice. River sta scoprendo le gioie della famiglia. Famiglia e polizia non vanno mai d'accordo. Adesso ho l'occasione di recuperare il tempo perso. Era parecchio che non lo vedevo così... così sereno. E tu, V? Hai una famiglia o solo relazioni? Ero una nomade, ma la famiglia si è sgretolata. Sembrano passati secoli. Beh, mi hai ridato la mia famiglia. E ti sono grata. Se lo dici tu, Joss. E poi piace a mio fratello. Joss? Beh, perché nasconderlo? Come minimo ti ha chiesto lui di dirlo, vero? Wow, come ha fatto a capirlo? Dai, Joss, non vedrai mica un matrimonio nel mio futuro. Perché no? Chi dice che Vi e Zio River sono una bella coppia? Io. Ha votato anche Vi. Beh, allora è deciso. Ho un 1199, agente richiede rinforzi. Su, ti tiro fuori dall'imboscata. Grazie, Joss. Sì, grazie. La situazione stava degenerando. È a questo che servono i partner. Eri a tanto così dal ritrovarti a sfogliare gli album di famiglia. Eccoci qua. Che cos'è? Una torre dell'acqua. Gran bel posto. Bello per cosa? Per il, sai, panorama. Giusto, il panorama. Di qua. Cazzo, si è incastrato ancora. Un giorno o l'altro lo sistemo.
Ti do una spinta. Lo scavalchi e lo apri dall'altra parte? Ok, sì, va bene. Ok. Andiamo. La zona non è male. Niente di speciale, ma fa una buona impressione a primo impatto. Non è di certo Corpo Plaza. No. Ma si vive bene qui. Ci sono posti peggiori per crescere dei figli. E i problemi di Randy con la legge? Quelli da dove vengono? Hai ragione. La Randy ha preso da suo vecchio. Avrebbe problemi anche in un quartiere migliore. Città tra l'Atlantico e il Pacifico, dico. Però adoro il panorama. Lo trovo rilassante. Che panorama. Davvero un bel posto. Te l'ho detto. Ho una cosa per te. Il tuo ferro? L'ho avuta per molto tempo. Troppo. Credo sia ora che cambi padrone. Non so cosa dire. Promettimi solo che non ti spari su un piede. Che richiesta specifica? Il marito di Joss l'ha fatto, da spronzo, proprio dove siamo ora. Il che ha reso questo posto parte della storia di famiglia? Qualcosa del genere. Ok, V. Lo sai perché siamo qui, vero? Dimmi di sì. Dai, non tenermi sulle spine. È una frase per rimorchiare? Perché forse ne ho sentite solo altre tre peggiori. E non di molto. Beh, sentiamole. Sì. Ti accontento. Mi piace come ingoi. Sul serio? Un tizio, in un diner. Mi fissa per 5 minuti senza dire una parola e poi sgancia quella bomba. Wow! Sono in un bar, un tizio mi tocca sulla spalla e dice: eccomi, baby, ti restano 2 desideri. E tu cosa hai detto? Il mio secondo desiderio. L'ho mandato a fanculo. Se n'era un terzo? Gli ho augurato una pronta guarigione. Braccio rotto, sono stata buona. Ti scopo gratis. Cosa? Avevo un contratto. Strappare informazioni a un gigolò impellicciato. È stato bizzarro. Cantava come un canarino e tutto a un tratto se ne esce così. Una proposta spontanea e generosa, vi potevi almeno pensarci? Ok, non era niente male. A me, una volta una ha detto che ho i polpacci sexy. Tutto qui. Come quelli del suo ragazzo. Prima che perdesse le gambe in guerra. Dio santo. Però aveva ragione. In effetti ho i polpacci sexy. So dove vuoi arrivare. E come sto andando? Ho qualche speranza? Basta che non ti innamori di me. Troppo tardi, V. Troppo tardi. River, io non posso. Scusami.
Stai respingendo il miglior amante di questo parcheggio per roulotte. Amici. Già. Amici. Ok. Possiamo comunque berci su. Mi andrebbe qualcosa di forte. Così mi piace. All'amicizia. All'amicizia. Ne hai ancora un po'? Due bottiglie di whisky e una cassa di birra dovrebbero bastare. Beh, questo lo vedremo. Prepara il fegato. Sarà una notte lunga e una mattinata ancora più lunga. Colonizziamo la luna e non abbiamo ancora una cura per i postumi della sbornia. Beh, almeno ieri ci siamo divertiti. Già, ma adesso devo andare. Ho promesso a Joss che la portavo da Randy. Non ti preoccupare, riprenditi. Mettici tutto il tempo che ti serve. Sicuro di poter guidare? No, per favore. Ex NCPD, sono un pro della guida con i postumi. Stammi bene. Scusati con Joss da parte mia. Siamo spariti dopo cena. E abbiamo riempito il bagno di vomito. Oh, cazzo. Salutami, Randy. Sarà fatto. Ci vediamo, Vi.